Ed eccola proprio al di là della balaustra con Edoardo De Bernardis, che la sta seguendo in questo periodo, l'ha seguita a Pinerolo, insieme con la signora Crista Fassi, che è moglie di Carlo Fassi, l'indimenticato non solo campione ma anche allenatore, un allenatore di grandissimo carisma. Adesso Carolina ha bisogno soltanto di stare tranquilla, presente sul ghiaccio. Forza Carolina, accompagnata dal notturno numero 20 di Frédéric Chopin e dal concerto per violino di Piotr Tchaïkovski. Vediamo soprattutto come avrà cambiato il suo programma. Ma io credo che tutto si decida nei primi 20 secondi. Se entra triplo flip, triplo tollup, il compito è già tre quarti. Nel warm up non è riuscita, ha fatto un bellissimo triplo flip ma non ha avuto il coraggio di attaccare il triplo tollup. Ci vuole determinazione, deve atterrare bene dal primo e deve avere il coraggio e la forza di entrare decisa nel secondo. Concordo con te Franchi, che penso che per lei la cosa migliore è di scendere prima. Assolutamente. Al primo, ma solo dopo il secondo. La scelta apposta di sicurezza, triplo flip e doppio tollup. Ha avuto il coraggio, era drittissima. Vai sul sicuro adesso. Va sul Franco. Sicuro. Questa è la novità, è il loop. E che non va, doppio purtroppo, storto in fuori. Elemento forte di Carolina, le spirali. L'entrata nell'axel, dopo le spirali, spirali ottime. Backspin. 8 giri, c'è la side, 3 giri e la variazione. Volo, variazione, filo e altra variazione. I livelli dovrebbero esserci questa volta nelle trottole. Complicata la sequenza di passi. Ebbene, un sospiro di sollievo per Carolina Kostner, che però ha trasformato il triplo loop in doppio loop. Questo può comportare davvero una... E ha scelto volutamente triplo flip doppio tollup anziché triplo triplo. Scelta tattica molto cauta, però doveva ritrovare soprattutto se stessa, doveva non sbagliare in questa fase e c'è riuscita sostanzialmente. Dobbiamo adesso vedere soltanto il doppio loop. Certamente andare a battere in questo momento la Makarova è piuttosto difficile, perché il 62-06 della russa è piuttosto pesante. Ricordiamo che Carolina vanta un personale di 67-15. Il doppio loop è un errore abbastanza pesante, perché la richiesta è di un salto triplo preceduto da passi e per giunta qui non, anche i passi precedenti erano un po' carenti, non c'erano, c'era un'attesa lunga prima del loop.
si sperava che, essendo un loop che ha il suo salto forte, in alcune, quasi sempre è stato il suo salto forte, che fosse una tattica per un programma sicuro. Così è un meno 3 ed è sicuramente una penalità abbastanza pesante. Rivediamo ancora la fase al rallentatore. Adesso andremo a vedere quanto può pesare questo loop. Tanto qui il bel filo interno di partenza del flip ottimo, era perfetta, era precisa, aveva anche scorrevolezza, ma ha preferito andare tranquilla. Qui invece è tutta fuori asse, è in altissimo con la spalla sinistra quando deve entrare, e non l'ha chiuso, ma giustamente, perché era talmente fuori asse che sarebbe caduta sicuramente. Strano, perché stamattina non ha avuto alcun problema in quel salto, e è cominciato il problema, è cominciato un po' qui nel riscaldamento, già si vedeva che era fuori asse. Sì, Franca, hai fatto notare l'attesa lunga prima del loop. Io l'ho vista da qui, ha proprio preso, si è visto il dubbio attraversare la testa, nel senso che ha aspettato un secondo di più per rimettersi in asse, non è riuscita. È proprio partita con le spalle prima del corpo. Sì, sì, si è visto bene anche dal replay, purtroppo. Allora ricordo che il doppio loop di base vale 1,5 punti, mentre il triplo vale 5, quindi ci sono 4 punti e 7 di più differenza. La penalità, tanto, tanto veramente. Vediamo come si colloca Carolina Coster, importante il punteggio soprattutto anche per entrare tra le prime 10. Va al comando con 62,20 per Carolina Coster, va al comando e supera la Makarova di 18 centesimi. Non avvicina il primato, ma Carolina Kostner in questo momento è al comando. 5 punti lontana dal suo personale, ma con un po' di una bella iniezione di fiducia ritrovata. Ed eccola proprio con Edoardo De Bernardis e Krista Fast.